5 maggio 1860, da Quarto partono 1083 volontari. La spedizione dei mille. Sì. Allora, mi dica lei, obiettivamente, secondo lei si parte per un'impresa del genere in mille? Vabbè, dice, però sai, siamo Goldrake, Mandrake, Batman e Robin, l'uomo invisibile. Quando siamo in Sicilia ci ha promesso che ci raggiunge quello pelato con l'orecchino, come si chiama? Mastro Lindo? No! Commercianti, avvocati, notai, farmacisti. Francesco Prisby viene con la moglie. Uno di Chioggia di 78 anni viene col nipote di 12 con la pistola giocata. Soffrivano tutti il mare. Appena escono vomitavano tutti. C'è però, vabbè, una delle due navi la comanda il capitano Acab. No! Nino Bixio! Bixel? Bixio! Bixio! Nino Bixio, lo conosco tutti, il luogotenente di Garibaldi, un tipo rissoso che prendeva a pugni chiunque gli passasse a tiro. Partono con due piroscafi scassati, uno trainava l'altro e rubati. Allora io dico, che Italia mi devo aspettare da una spedizione che parte con due piroscafi rubati? Vabbè, ma almeno le armi ce le hai? Le armi ce le hai o no? No, non c'è nemmeno quello, cioè c'ha un migliaio di fucili scassati e arrugginiti, ma le armi buone no, eppure se le era comperate lui con tanto di sottoscrizione popolare, un milione di fucili per l'Italia, tipo Teleton, sa, perché lui aveva capito che non poteva farsi più fregare a fidarsi agli altri e aveva comprato 12.000 fucili inglesi Enfield, gli erano arrivate dall'America casse e casse di rivoltelle, gliele aveva mandate personalmente Mr. Colt, eppure quando va a Milano a ritirare la sua merce, il governatore di Milano, Massimo D'Azeglio, gli dice di no. Sì, però maestro, Massimo, questo Massimo non lo trovo qui. Lo so, niente, è un personaggio famoso per una frase che disse: abbiamo fatto l'Italia, ora faremo gli italiani. Infatti lui è il primo ad aver fatto l'italiano, perché si è invertato le armi di Garibaldi. Questo ha fatto. Partono al buio, non si vede una minchia, vedesse il posto dove sono partiti, a guardare tutto scoglio, un casino disorganizzati, nessuno che scapisce di marineria, si perdono, si ricordano, Bixio va troppo avanti, poi tornano, a un certo punto quando sono già in navigazione, il panico, oddio, le munizioni, dove sono le munizioni, le munizioni? Le munizioni, allora comincia le munizioni, prese tu le munizioni, prese tu, no, le munizioni, munizioni, le prese tu, le portate tu, no, io sono farmacista, ho portato il bicarbonato se può servire, sì, così i borboni li ammazziamo a rutti, dai, su, Bixio, dove sono le munizioni? Allora, invece, le munizioni, quando Bixio tartaglia vuol dire che l'ha combinata grossa, non ho capito Bixio, parla chiaro. Generale, le munizioni dovevano portarcene sotto bordo dei contrabbandieri. Cioè, ho capito bene, tu hai affidato le nostre munizioni a dei contrabbandieri. Sì, ma patrioti, simpatizzanti, italiani. Italiani, e dove sono? Spariti, generale. A questo punto io fossi stato Garibaldi, mi sarei sfilato la sciabola, via il cappello, via il poncio, via la camicia rossa, cavati gli stivali, giù le braghe e in mutande e canottiera sarei tornato a nuoto a Nizza. Invece no, lui che era italiano fino in fondo, che fa? Si toglie la camicia rossa, si infila una divisa da ufficiale sabaudo, scende a Talamone in Toscana, va a pochi chilometri a Orbetello dove c'è un forte e in compagnia di Bixio, con la faccia come il culo, si presenta al comandante del forte. Sono Garibaldi. Madonna generale, che emozione! Che onore, lei, sono Garibaldi, sono in missione segreta per conto del re, vengo a ritirare le mie munizioni. Ma veramente noi non si sapeva nulla, generale, per forza. È una missione segreta, no? Che segreto sarebbe, vero Bixio? Però il re lo sa di tutto questo, certo che lo sa, e se non lo sa fa finta di non sapere, perché le munizioni se le abbiamo portate per noi, vero Bixio? Però, generale, noi avrebbe bisogno di un'autorizzazione scritta. Non cambiate mai questo paese! Porca miseria, vogliamo scomodare il re per un pezzo di carta! Noi abbiamo bisogno delle nostre munizioni, vero Bixio? E di qualcosa, Bixio! Maremma Maiala, dacci le munizioni, mischero! No!
un po' di diplomazia, Bixio! Insomma, con questa sceneggiata all'italiana ottengono le munizioni, altre armi, due cannoni in omaggio, vettovaglie, vino, preservativi e autan. E con questa re furtiva, perché di altro non si tratta, ridendo come pazzi, si fatti a rendere come quello voleva. Cosa servono questi palloncini? Se ne vanno mentre il comandante del forte viene mandato dai suoi superiori a pulire i cessi alla mensa dei butteri. Però, maestro, tutto questo è vero. Questo è tutto tragicamente e storicamente vero, a parte l'autan che non c'è.